Buongiorno, siamo qui a Salerno al Parco Arbossella, nel Teatro Arbossella, per presentare l'Associazione Pianeta 21 Salerno, che è nata un anno fa da un gruppo di famiglie di genitori di bambini con la sindrome di Down. Oggi, insieme grazie al Comune di Salerno, avremo l'inaugurazione della sede che il Comune ci ha dato in uso e faremo la presentazione del video della giornata mondiale delle persone con sindrome di Down che si è tenuta il 21 marzo. Insieme con noi ci sarà il Presidente dell'Associazione Italiana Persone Down, Mario Berardi, e ovviamente i rappresentanti del Comune di Salerno, dell'Assessorato alle Politiche Sociali, che ci hanno sostenuto insomma, in organizzazione di questo evento e anche ci hanno donato questa sede per implementare lo svolgimento delle nostre attività. Ringrazio l'associazione neonata di Salerno. Quante le volte che nasce un'associazione che si occupa di persone con sindrome di Down siamo contenti, perché insieme si può fare molto di più di quello che si può fare da soli, sia sul campo del riconoscimento dei diritti, sia nell'ambito dello sviluppo delle persone Down, delle loro potenzialità e delle loro capacità. Salve, sono Luciano Provenza, presidente della Commissione Politiche Sociali del Comune di Salerno. Questa mattina a Salerno finalmente decolla una sinergia straordinaria tra l'Associazione Pianeta 21 e l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno. Su forte determinazione, su iniziativa dell'Assessore alle Politiche Sociali di Salerno, si è pensato di creare questo rapporto tra questa associazione Pianeta 21, che tratta la sindrome di Down, e quindi sono famiglie che hanno questi ragazzi, che poi peraltro sono ragazzi che io conosco bene, molti gioiosi, con delle grandissime potenzialità, e il Comune si è limitato a dare uno spazio che oggi vuole essere soltanto quel riferimento per poi far partire e far decollare altri progetti importanti. Il Comune di Salerno ha inteso recepire quella che è stata la raccomandazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha sancito peraltro anche la giornata delle persone affette da sindrome di Down. È importante per una città riuscire anche a far partire iniziative del genere in favore delle fasce deboli. E a proposito di questo argomento, bisogna dire che nonostante una crisi enorme che c'è in tutti i comuni d'Italia, il Comune di Salerno non ha inteso levare nulla alle politiche sociali, quindi alle fasce deboli, anzi cerca di potenziare ogni giorno attraverso iniziative questi settori che sono comunque di grandissima rilevanza sociale. L'amministrazione comunale è vicinissima a queste iniziative, con il supporto ovviamente dell'imprimatur, del sindaco e dell'assessore alle politiche Savassano, che svolge un lavoro eccezionale sotto tutti i punti di vista. Noi ci siamo, ci saremo, siamo presenti e abbiamo tanto da imparare. Ecco, questo è l'obiettivo numero uno. Poi insomma l'ironia e il succo della vita è proprio in questa integrazione tra l'attività teatrale e l'attività di supporto a questi ragazzi che sono portatori della sindrome di Down. Si può dare molto e si può dare molto sorridendo, ecco, questo è il motivo secondo me fondamentale di questa giornata. Ovviamente diciamo che insomma è importante, e ovviamente il momento della nascita, forse Mario me lo confermerà, è anche uno in meno, uno non si era mai chiesto di cromosomi. Poi alla fine piano piano, perché poi siamo in tanti, vedete, veramente